Siamo a Serra Valle Sesia e oggi c'è una grande manifestazione, il Palio degli Asini. Siamo con un responsabile che ci parlerà di questo. Buonasera intanto, più che responsabile un fantino. Più che responsabile. Niente, si viene dalla Toscana, noi, patrona degli asini da corsa, e siamo venuti a partecipare a questo palio, che è una bella corsa, importante, insomma, un bel tragitto, una bella corsa. È la prima volta che viene? No, sono già venuto quando si correva ancora in paese, vinsi nel 2007, mi sembra. E poi ho già corso 4 anni fa, prima di questa brutta pandemia, sono arrivato secondo. Buongiorno a tutti, io sono Marco, di Camere, un paese vicino a Novara, quindi abbastanza vicino a qua, e sono un fantino del Paglio, correrò il Paglio con questo asino, e sono uno, mi vanto di essere uno dei più veterani. Io ho 49 anni e praticamente da quando avevo 15 anni che cavalco e faccio il fantino, quindi ormai sono un fantino da almeno 30 anni. Faccio parecchi pali in giro, insomma, nelle vicinanze qua, perché comunque sono parecchi pali ai quali partecipo. È una passione che va oltre alla corsa, perché è una passione per l'animale che mi è stata inculcata da quando ero piccolo. Infatti la prima cosa è il benessere dell'animale, l'animale stia bene, la bellezza dell'animale. Infatti questo qua potete vedere che è un bel esemplare, insomma. Hai già vinto qualcosa? Sì, ho vinto, più che altro io ci tengo molto al paglio del mio paese, che è Camere, che tra l'altro sarà settimana prossima lunedì. Io ho avuto la fortuna o la bravura di vincere 3 pali e poi mi è capitato di vincere altri pali, sempre nel circondario, nel riguardo, per esempio, Torre Vecchia Pia e altri paesi nei quali ci sono. Quindi qualche soddisfazione me la sono trovata nella mia carriera. Oggi cosa pensi di fare? Ma guardi, come il mio obiettivo personale, cioè di fare una bella corsa e di sicuramente arrivare tra i primi, insomma. Come obiettivo mi metto non oltre il quarto posto. Io in questo paio qua ho avuto la fortuna di vincerlo qualche anno fa con un altro asino, si chiama Paperino, è un asino che ormai ce l'ho ancora in stalla, ma ormai è in età pensionabile, quindi ormai fa vita da pensionato, da pascolo. E niente, quindi spero di ripetere l'impresa che ho fatto qualche anno fa con Paperino, insomma. Poi è chiaro che c'è una componente di fortuna, tante cose, però io, il mio impegno è quello, io mi impegno oggi a ottenere quel risultato lì, insomma. Siamo in compagnia di un altro fantino e ci racconterà la sua storia. Pronto? Vado. Allora, ho iniziato dal 1985. Il mio primo palio l'ho fatto a 15 anni, ho 52 anni, e niente, ho cominciato da un commerciante e poi ho iniziato così a fare tutte le corse in giro per l'Italia. Questo è il primo palio che fai qua? No, questo qui sarà, penso, il 15° o 16° palio che faccio a Serra Valle. Hai già vinto? Sì, qualche palio l'ho vinto qua, sì, questo qui sarà, ho vinto 5-6 pali. Mi racconti la tattica per vincere? È ancora più forte degli altri. Partire prima possibilmente.
dritta, eh. Ah, non era così. No, era così, però era un po'. Gliela pareggiata. Siamo con Fabio, un fantino giovanissimo che arriva da molto lontano. Dalla Sardegna. È il primo paglio che fai qua? Sì, sì. E qualche altro paglio l'hai già fatto? Sì, in Sardegna. Cosa ne pensi di questo paglio? Veniamo a provare, esperienza. E l'asino come si chiama? Don Matteo. È tuo? No, la scuderia Manconi. Oggi cosa pensi di fare? Tutti veniamo per vincere, poi ci proviamo. In bocca al lupo. Grazie. Io sono la maga, sono una specie di fattucchiera, bisogna fare attenzione a me. Sono un po' pericolosa, nel mio gruppo sono ben vista e ben accettata, però devono starmi a giusta distanza. Però se hanno bisogno di fare qualche macumba o che o come, ben venga. Adesso non vada a leggere per favore, perché sono tutte formule matematiche, formule, quindi vede che non possiamo proprio far sapere tutto. Però io gliele faccio girare in fretta, così lei non fa tempo a mettere a fuoco. Che personaggio rappresenta? Il re. E lei è la mia regina. Sono il re, non re, il duca. Cioè una volta c'era adesso il duca. La duchessa del Rione del Falco. Una volta c'era. Peraltro i vincitori di più paili in assoluto. E siamo vincitori di 12 pagli, compreso il Palio d'Italia di Vinolo. Il capitano del Rione della Volpe. E tutto con i miei cavalieri e le mie dame e tutta la mia corte. Sì, io rappresento un vescovo incaricato da Roma, dal papato, per reggere il Rione del Grifone, in quanto i nobili, facendosi guerra tra loro, hanno ucciso anche i reali e non c'è più pagamento di tributi al Vaticano, alla Chiesa, e quindi da Roma è arrivato l'ordine espresso di prendere in mano tra virgolette, il potere, per poter esigere i tributi dovuti al potere temporale della Chiesa. Io sarei una damigella di corte del mio Rione dell'Aspide. Chiami? Sofia. E cosa porti? Sto portando la casacca e il casco del fantino del Rione Grillo. Come ti chiami? Valentina, e sto portando la casacca e il caschetto del Rione Scoiattolo. Scoiattolo con l'asino Pedro e il fantino Rossi Anna, una ragazza.
poi per il lupo l'asino è Cicerone, è un fantino che si chiama, il fantino si chiama Diana Marco, anche lui una conoscenza del nostro paglio. Poi c'è il rione del falco con l'asino Zucchero e il fantino del Duca Denis, storico fantino che a Saravalle viene a correre ormai da moltissimi, ormai decenni direi. Sì, 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 infatti anche loro stanno diventando grandi col paglio. Poi abbiamo la civetta con l'asino che si chiama Don Matteo e il fantino Solinas Fabio. Dal cognome immagino sia Sardo, uno di quelli che arrivano dalla Sardegna. Esatto, gli asini, lo ricordiamo, arrivano un po' da tutta Italia, c'è chi arriva dalla Toscana perché i rioni li hanno ingaggiati, esatto, nelle varie zone d'Italia dove questa è una tradizione così importante. Quindi Toscana, Sardegna, Premosello, Cameri. Esatto, esatto, esatto. Quindi c'è l'asino dell'Aspide, quindi il rione dell'Aspide con l'asino Bob e il fantino Bovio Marco, anche lui mi sembra di ricordare uno storico. Certo. Poi abbiamo la volpe con l'asino Tremendo e il fantino è Prandi Davide, anche lui nome conosciuto a Saravalle. Il grifone con l'asino Pomello che è il vincente del 2019, quindi l'asino del grifone è quello che vinse con la civetta nell'anno 2019 con il fantino Pizzetta Ivan. Quindi un altro fantino, non è il fantino, esatto, che aveva vinto per la civetta, anche la contrada. E infine il grillo con un asino dal nome inusuale che si chiama 1727 ed è cavalcato da Ferrari Francesco. Chiamiamo l'ordine di partenza. Scoiattolo. Falco. Aspide. E volpe che entrano nei 20 metri. Gli altri sono tutti fuori. Quando mi sei pronto? Scusate, ma con questa nuova... Se siete pronti? 10! Cinque! Partenza buona, eh! Partenza buona, buona! Ma attenzione, 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 attenzione! Attenzione! Partenza buona, quindi c'è la volpe in testa, seguito dallo scoiattolo, dal falco, dalla aspide, grifone, grillo, civetta, grillo sta recuperando, il falco è passato in testa, adesso c'è l'asino del lupo che deve rientrare nel percorso. Attenzione alle corde, attenzione alle corde. Allora, attenzione che sta arrivando adesso il primo, taglia il traguardo del falco per primo, il primo giro. Volpe, scoiattolo, volpe, aspide, grillo, civetta, grifone, primo giro, tranne il lupo tutti hanno effettuato il primo giro. L'asino del lupo si è spaventato all'inizio. L'asino del lupo se parte. Ok, io direi di richiudere la civetta, grifone e lupo che sta affrontando adesso la prima curva ma indietro di un giro. Allora, vediamo il falco di gran carriera, affronta il, sta per tagliare il secondo giro. Il falco non c'è la parte regolare. Lotta tra volpe e scoiattolo. Sta riprendendo lo scoiattolo. Grillo, civetta, staccato grifone e ripeto lupo che è però un giro in meno. Giro, lupo un giro in meno, vediamo adesso se lo raggiungeranno, se il lupo di fatto ostacolerà questa corsa regolare del falco, che vediamo veramente galoppare. Il falco sta affrontando il terzo giro, quindi siamo a due giri e mezzo. Due giri adesso e mezzo per tutti i rioni meno per il lupo, che si è fermato di nuovo in posizione
delicatissima perché è all'interno della curva. Il lupo è fermo all'interno della curva e può determinare anche distrarre gli altri rioni. Adesso vediamo chi ha le ultime energie. L'ultimo giro. Fantino che correva oggi. Le prime sensazioni? Una soddisfazione grandissima per l'asino perché è il primo palio che fa. Il primo palio che fa è un puledro di 5 anni. È all'esordio, ha vinto all'esordio. Sono contento per la contrada che era tanto che aspettavo questa vittoria e sono contento di essersi riuscito a portare a casa il palio. Correggo l'intervista di prima, non sono più 12 ma sono 13. Il duca del rione del Falco. E il Falco? Per il Falco! Ura! I pip! Ura!